Il 16 aprile del 1977 Steve Jobs lancia sul mercato l'Apple 2. Se avete visto il film sapete più o meno di cosa parlo, se conoscete più o meno la storia di Apple anche in quel caso sapete di cosa parlo, ma rivoluziona il mondo del mercato, il mondo dei home computers, introducendo questa macchina pazzesca in un momento in cui tutti i computer erano in queste scatole di alluminio in cui venivano assemblate schede, aggiornamenti, upgrade, una cosa insomma anche un po' da smanettoni. La differenza che fa lui è quella di creare un prodotto che sia tutt'uno, facilmente utilizzabile, e quindi lo presenta al mondo, sconvolge il mondo, insomma quello sarà il pezzo di forza della sua azienda, che arriverà poi fino al 1993, se non mi sbaglio, addirittura hanno venduto Apple 2. Comunque sconvolge il mercato, ma non lo sconvolge solo a livello tecnico, cioè di aver creato un computer che possa essere alla portata di tutti. Il segreto del successo dell'Apple 2 è stato il modo di comunicare, cioè dove voleva arrivare Steve Jobs. Steve Jobs voleva creare qualcosa, lasciamo perdere che adesso parliamo solo di computer, di informatica, parliamo di come possiamo riportarla nel nostro mondo. Steve Jobs voleva creare qualcosa di accessibile a tutti, di facile utilizzo e che avesse appunto un'immediatezza mai vista prima. Il successo è proprio lì. Spesso si cerca di arrivare a tutti, no? E il vecchio Seth Godin dice: se parli a tutti non parli a nessuno, se vuoi arrivare a tutti non arrivi a nessuno. Ok, lì il discorso non fu soltanto di arrivare a tutti, ma di arrivare a tutti quelli che vogliono una cosa che si utilizzi subito. Apro la scatola, monto il computer, mi funziona. Stessa cosa, dobbiamo riportarla nel nostro mondo. Cosa vogliamo comunicare? Cosa vogliamo vendere? Cosa vogliamo produrre? Cosa vogliamo dare ai clienti? L'intuizione di Steve Jobs di 40 anni fa è un'intuizione che oggi è al centro di tutto. Pensate quanto il successo di questa Apple 2 sia legato a un'intuizione di marketing. Oggi è così, tutti vogliono tutto e subito, tutti vogliono che qualsiasi cosa compriamo funzioni immediatamente. Lo smartphone, noi compriamo uno smartphone, lo vogliamo aprire e iniziare ad utilizzarlo. Stessa cosa per qualsiasi tipo di servizio. Quell'Apple 2 dovrebbe essere oggi alla base di tutta la nostra comunicazione. Arrivare subito al cliente, arrivare e dargli qualcosa che possa, di cui possa usufruire subito. Il cliente cosa vuole? La facilità a cui aspira il cliente. Noi quella dobbiamo raggiungere, lì dobbiamo essere vincenti. Qui dovrei fare un discorso veramente alla Steve Jobs. Siate folli, siate affamati, siate semplici. Diamo la semplicità, diamo questa semplicità agli utenti. E poi se vi va andatevi a leggere la storia. Prossimamente parliamo anche di film, ve lo anticipo. Uno di questi sarà proprio Steve Jobs. L'altro, il primo, quello con Ashton Kutcher. Vabbè, ma ne parliamo.